pranzo, la nostra sarà una relazione a pranzo caffè, quindi corriamo per non appesantire troppo la ripresa. E la nostra relazione è fatta in collaborazione con il dottor Falcone, che con il quale riprendiamo un po' questo filo rouge dei duelli. Siamo abbastanza d'accordo sulle indicazioni di questi nuovi trattamenti che partono da presupposti vecchi relativi all'indurazione displastica, di cui non sto a dilungarmi sulla genesi, la fisiopatologia, la fisiologia, eccetera, ma per puntare l'attenzione sul fatto che nella gestione della terapia, con le novità che ci saranno in varie posizioni di cui appunto parleremo, ciò che andiamo a cercare di gestire, di utilizzare nella sintomatologia della malattia di Hashimoto è la modificazione morfologica che questa malattia può causare insieme al dolore e alla disfunzione erettile. Quindi ci concentreremo fondamentalmente su uno dei tre aspetti che la malattia di Hashimoto causa come conseguenza, cioè la deformità del pene in conseguenza della fibrosi cavernosa che la malattia induce, fino a quadri più complessi, più gravi, più disparati. Vedete, è chiaro che il punto di partenza è un cambio fortissimo poi nella gestione del caso clinico, perché si parte da forme più o meno lievi fino a dei quadri drammatici come il peneuncino, che evidentemente inficia completamente la qualità della vita sessuale. Sull'eziologia è inutile che ci dilunghiamo qui oggi, perché se ne sa ben poco, ma quello che si sa appunto è che si crea poi infine una fibrosi tale che il pene, quando va ad estendersi in erezione, rimane non elastico in un punto, che quindi si determina l'accorciamento o l'incurvamento. Ed è su questo concetto della fibrosi retraente che appunto si basano i nuovi concetti della terapia dell'incurvazione displastica. Cerchiamo di attenerci anche a un livello scientifico di evidenza, di linee guida, e di conseguenza vi sintetizzo in breve quello che le linee guida appunto prevedono di fare nel trattamento della malattia di Hashimoto. Sono in fase, nella fase attiva della malattia, quella che un tempo veniva chiamata fase infiammatoria, la fase iniziale, è previsto un trattamento cosiddetto conservativo, ed è questa la parte della terapia di cui ci occupiamo quest'oggi, perché sulla malattia stabile si preferisce utilizzare come possibilità il trattamento chirurgico, che non è effettivamente il corpo della nostra relazione. Quali sono le terapie mediche a disposizione? Un'infinità, che vuol dire che nessuna fa effetto come vorremmo, dai farmaci orali, farmaci di diverso tipo, integratori, non integratori, eccetera, e ultimamente si sta testando come terapia abbastanza soddisfacente, ma come coadiuvante delle terapie orali, anche il vacuum exercises, lo stretching exercises, di supporto appunto alle terapie farmacologiche. In estrema sintesi, in realtà ci sono poche evidenze che i trattamenti mini invasivi per la malattia della Hashimoto abbiano un'efficacia significativa. Dal punto di vista della terapia orale e dal punto di vista dei dati scientifici di letteratura, l'unico trattamento che sembra aver avuto nell'ambito di studi controllati, randomizzati, dove c'è una significatività sufficiente da essere consigliata dalle linee guida come raccomandazione di livello 1, appunto il trattamento orale con il paramino benzoato di potassio. Altre terapie non chirurgiche, come le terapie fisiche, che si stanno attestando come un trattamento efficace, sempre più consigliabile, hanno avuto anche dei percorsi di studio sufficientemente chiari e significativi da dimostrare che il trattamento con le trazioni, no, con il vacuum device, nella gestione multimodale
sicuramente significativi. E mentre invece una novità recente come rivisitazione, diciamo, dei dati di letteratura, che è la terapia con l'onde d'urto, che pure era stata utilizzata molto tempo addietro e forse con le indicazioni non del tutto corrette, ci fa vedere oggi che i migliori risultati si hanno nella gestione del dolore. Quindi la terapia non invasiva con l'onde d'urto può essere consigliata nella gestione iniziale del dolore da malattia della pelvi con un livello di evidenza sufficientemente significativo. Dal punto di vista della terapia iniettiva, per passare allo step successivo, i risultati di tutti i farmaci che fino ad oggi abbiamo utilizzato come terapia infiltrativa hanno dei risultati decisamente controversi. L'unico trattamento ad oggi, e qui veniamo alla vera novità della nostra relazione, l'unica vera novità, dicevo, che ha un alto livello di evidenza dal punto di vista scientifico è l'utilizzo della collagenasi di clostridio histolitico, che ormai tutti conosciamo con il nome commerciale del farmaco che viene prodotto come Xiapex. Lo Xiapex, e quindi la collagenasi in senso più tecnico, va a agire sulla matrice di collagene.